Ciao a tutti, di nuovo in Piccole Magazine, qua nello studio abbiamo una bellissima compagnia in questa meravigliosa giornata, Adriana Paulet, per seconda volta già con noi, quindi ti diamo di nuovo il benvenuto. Ciao Daniele, grazie per la tua invitazione, ancora sono qua. Bene, ci fa tanto piacere Adriana, ogni volta sei ancora più bella, cosa fai? Niente, grazie per la tua... No, niente, sempre sono la stessa, quindi... Come vedi? Sì, ovviamente migliore rispetto a prima. Sì, è vero, quello ve lo posso dire. Adesso io che sto guardando qua sono realmente rimasto stupito di tanta perfezione. Mi piace come sei messa oggi, davvero. Sì, grazie. Con tutto il rispetto, ovviamente. E sai che della prima intervista, quella volta, volevamo sapere un pochino di più, per questo ti abbiamo fatto l'invito per venire oggi. Volevamo sapere un po' sulla tua vita, Adriana. Okay. Come, diciamo, andando un po' nel tuo passato, se si può realmente. Sì, certo. Ci piacerebbe sapere come hai scelto, come ti sei trovata al momento di scegliere chi volevi essere. Sinceramente io mi sentivo praticamente, da quando ero piccolino, mi sentivo molto... femmina, nel senso che io sono nata con questa sensazione di essere un magari trans, no? Però io non ho diventato, però io praticamente sono nata perché avevo la sensazione di essere donna. Mm. E quindi da piccolino mi sentivo praticamente femmina. Okay. E quindi per me non era tanto complicato diventare dopo trans, perché io mi sentivo con questa sensazione di essere una femmina. Allora, cosa in quel momento ha detto la tua famiglia? Come ha preso la tua famiglia la tua scelta, la tua elezione? Allora, sì, all'inizio sì era un po' complicato, perché non tutte la famiglia mi accettavano. Però con il passare del tempo, quindi piano piano hanno accettato la mia. Bene, e adesso tu che sei una bellissima donna in questo momento, come ti trovi? Come ti la senti? Come la vivi? Allora, io mi trovo molto bene per quello che sono. E poi ovviamente la natura, diciamola così, mi ha dato questa femminilità. Perché lo so che non tutte le trans sono femminili. E quindi io mi considero molto femminile, anche se sono una trans. Veramente, sei molto femminile. Infatti c'è qualche segreto che ti piacerebbe anche condividere con le ragazze che a volte, sai, guardano in te un corpo veramente mozzafiato, hai una bellissima figura, quindi sono sicuro che vogliono sapere se hai un segreto. Allora, il segreto non c'è, quindi solo bisogna essere se stessa. Quindi ovviamente ci sono persone che magari le piace mangiare tanto, ci sono persone che le piace mangiare poco, quindi io sono una di quelle che mangio poco perché si tengo alla mia figura, quindi sì, al mio fisico ovviamente, no? Brava, brava. Sì. E adesso infatti parlando della tua bellezza, del fisico, lasciando un po' indietro la tua vita, che adesso vediamo che ti trovi e sei stupenda. Grazie. Quindi sappiamo che sei una bellissima escort, ti trovi in quale città dell'Italia? Allora, io praticamente sono fissa a Treviso. Treviso, ok. Come punto fisso. E vivo là. A Paese, che è vicino a Treviso, sarà da Treviso a Paese, sarà 20 minuti in macchina, quindi non è lontano, però sono fissa a Treviso. Ok, e se è a Treviso, che sei una escort molto conosciuta perché sappiamo già un po' della tua... Sì, sì, ormai sì, perché sono conosciuta perché nel senso che io sono fissa su quelle parti, quindi sono già quasi 13 anni che vivo nel territorio veneto, però lì a Treviso, fissa, sono 6 anni. Ah, wow, sì. Stupendo. Sì. Allora, parlando un po', possiamo parlare un po' di qualche cosa un pochino più particolare? Benissimo.
Hai qualche esperienza che ti abbia marcato di più di quella, essendo una escort già molto ricercata a Treviso? Marcato in che senso? E nel senso in cui hai avuto dei bei commenti, o qualcuna esperienza che ancora ricordi, ti viene in mente un bel pensiero e ti fa anche sognare di nuovo, Ah, vivere sì, no, un'esperienza. sì. Allora, ogni persona che mi arriva ovviamente ti lasciano sempre un ricordo, diciamola così. Ovviamente con tutte le persone che io mi ho trovato bene, diciamo, no? E ti lasciano un ricordo, con quelle che non ti hai trovato bene, non ti lasciano nessun ricordo, quindi non ti posso dire uno di preciso, perché ci sono tante persone che hanno passato da me, quindi non riesco a ricordare a tutti quanti quello che mi hanno lasciato un bel ricordo, però ci sono tante persone mi hanno lasciato un segno, nel senso che sono persona brava. Brava nel senso personalmente e praticamente economicamente. Ah, ok. Sì. Allora, un'altra domanda che mi è venuta in mente mentre parlavi, hai detto che non tutti si trovano bene, ma hai qualche esigenza tua per conoscere una persona, per incontrare una persona? Allora, sì. Allora, non tutte le persone riescono ad avere questa chimica, questi feelings con una escort, no? Perché ovviamente non tutte le persone possono vederti come una persona perfetta, però a me se mi è capitato persone che hanno, io ho avuto queste feelings, chimica, fra due persone. Però ci sono anche, mi è capitato, persone che non mi ho trovato bene, non c'è la chimica, però come io sono professionale ovviamente non lo dimostro. Però sì, sì mi è capitato, brutta esperienza e bella esperienza con ogni cliente che mi arriva. Però Ah, non ti perfetto. saprei dire di preciso. Hai capito? Bene, no, benissimo. Allora, sai che di tante cose che parliamo, riprendendo un pochino il presente, Sì. Adriana, come ti trovi nel presente? Hai qualche cosa che ti piacerebbe realizzare? Hai un sogno, magari, un incontro che vuoi vivere in questi giorni? E adesso magari c'è qualcuno lì, dall'altro lato della camera, guardandoti, dice: voglio conoscerla. Cosa hai per quella persona che adesso guarda il video? Allora, io mi considero come vedo, no? Io mi considero una trans molto femminile, ovviamente sono completa, dipende dalla richiesta di ogni persona che viene da me, perché non tutte le persone vengono con la stessa richiesta, quindi ci sono persone che sono attiva, ci sono persone che sono passiva, quindi io sono versatile. Ah, quindi sei open mind, sei aperta a tutte le richieste delle Esatto, persone. e quindi non ti saprei dire de preciso Ah. Ok, diciamo che ognuno alla sua fantasia. ha la sua fantasia, tu sei pronta, sei sempre. Ah, Esatto, brava! sì. Si sono praticamente disponibile in quel momento, sì, sono pronta. Ok, allora parlavamo delle fantasie da loro, dalla loro fantasia adesso. Hai qualche fantasia a te che ti piacerebbe vivere? Sinceramente non saprei. Non ti saprei dire perché Sei un po' sì, timida? esatto. No, sinceramente mi vergogna a dirlo. Quindi magari quando sono a letto sono molto più aperta, diciamola così, no? Però Ok. prima, no, quando non conosco la persona, magari sono un po' timida. Poi i clienti che hanno venuto da me sanno come mi comporto a letto, ovviamente, no? È sano come sono io, come attuo. Quindi, però, quando è un cliente nuovo che non lo conosco, magari si sono timida, però con quelli che già ho confidenza sono molto aperta come un fiore. Ah, quindi vuol dire che ti possono anche venire da te per sfogarsi, per parlare, per fare due Esatto. chiacchiere, un bel vino, magari. Bueno, un bel vino lo posso accettare, però non sono una che beve. Prima Ah, bevevo, ok. però posso Sì. accompagnarlo. Ah, ok. Sì. Quindi vuol dire che anche, come dice proprio la parola, escort, quindi Esatto. tu Sì, io vuoi. accompagno la persona, ovviamente se la persona vuole la mia compagnia, io la Ok. posso accompagnare, però non sono una che
che magari pensa che accompagnando la persona vuoi obbligarmi. No, sì, lo posso accompagnare, però no, non bevo. Ok, perfetto. Bene, un'altra cosa che ti piacerebbe condividere è un invito alle persone a conoscerti. Sì, bueno, ormai quello che mi conoscono sanno che tipo di persona sono io e sanno dove trovarmi. E quello che non mi conoscono, allora dovrebbe no più scoprirmi. Ah, ragazzi, è tutto detto, quindi noi solamente. Ci resta dire a tutti voi che già lei ha fatto l'invito per conoscerla, già potete trovarla a Treviso, A giusto? paese, che sono fissa, Ok. ovviamente non mi sposto, però ci sarà l'occasione che mi sposterò in altre città. Però per adesso mi trovo bene perché lavoro con cliente fisso e quindi non ho bisogno di spostarmi a altre città. Vuoi condividere qualche contatto con tutti gli Sì, spettatori? il numero lo trovano sempre su Piccole Trasgressioni. C'è il mio contatto, il mio numero telefonico e poi c'è il social. Facebook e Instagram che mi possono praticamente inviare la richiesta. Perfetto. Bene ragazzi, a tutti voi ringraziamo di cuore che sei venuta qua con noi, Piccole Grazie. Magazine. A tutti voi vi ripetiamo, Adriana Paulette a Treviso, sempre aperta a tutte le vostre richieste e noi semplicemente condividiamo tutta questa bellissima informazione, questa bellissima figura con tutti voi. Ci vediamo in una Ah, prossima intervista. Dai, un'altra cosa. sì. Volevo dirgli a tutti voi, che voi la mia compagnia, che mi devono chiamare, ok? Mi piace più parlare che invece di stare a scrivere. Ciao! Ultimo dato, avete tutta l'informazione, ci vediamo presto. Ciao! Ciao!